Bob, ma cosa stai facendo? Me lo vedi che stai guardando il marciapiede? Vai, poi muoviamoci, sennò qua non concludiamo un tubo. Ci sei, Bob? Ok. Stand up, eh? Pronto? Io? No, ma che io? No, aspetta. Bob, qua. Io ho iniziato da giovane. E adesso? E adesso niente. Allora, aspetta, eh. Io ho iniziato da giovane. E adesso non riesco più a smettere. Siamo più di 20 in classe e tra tutti la tesina sul sangue a chi doveva capitare? A me. Guarda, a me è capitata quella sui minerali e fidati che non è meglio. Ma sì, dai, stai tranquilla. Tanto lo sai, la tesina è una cosa tua, puoi renderla interessante come vuoi. Capito, ma che argomento è il sangue? Ma rendila meno noiosa, che ne so. Come? Visto che sai disegnare, fai un fumetto. Lo sai che a volte proprio delle belle idee? Ti capita raramente, eh? Però, mi sa che c'è ragione. Peraltro, pensavo anche di uscire dal discorso solo scientifico, che ne so, trovare altri significati, tipo, sai, si dice fatto di sangue, legame di sangue. E lì, ma che viaggi ti fai? Vabbè, ragazze, vi saluto. Ci vediamo domani. Va bene, ciao, domani. Dai, vado anch'io. Se non mi vedete, sono svenuta sulla tesina, eh. Ciao. Ciao, domani. Bene, Bob, a questo punto cosa facciamo? Entriamo a fare qualche domanda ai ragazzi? Eh? Sì? Ok. Ma ti sta inquadrando, Bob? Bravo, Bob. Ah. E chi hai visto, Bob? Ah, a vedere? Si volta, eh? Ci ha notato. Ci sei, Bob? Ciao, ragazzi. Scusate il disturbo. Volevo farvi qualche domanda. Cellulare da prestarmi che devo fare una chiamata urgente. Un secondo. Uè, grazie mille. Scusate un secondo, Mamma, butta la pasta, tra un po' arrivo. Ciao. Se ti dico la parola Avis, cosa ti viene in mente? I donatori di sangue. Tu doni? No. Perché? Perché intanto sono maggiorenne da poco, quindi non ne ho ancora avuto occasione. Però sei informato, cioè sai che bisogna avere 18 anni per donare. Sì, sì. Tu? Io? Doni sangue? Vorrei, però non so come messo il sangue. Bisogna provare, bisogna fare l'esame, poi dopo te lo diranno loro. Io non sono donatrice, però insomma sarebbe un'ottima cosa da fare, solo che diciamo che ho paura degli aghi, quindi... Ok. Qualcosa da superare prima. Intenzione di donare il sangue? Non saprei, ancora devo decidere, anche se può essere una cosa... Può essere? Sì. O è? No, può essere. Cioè, io ancora non sono deciso su questo, però... Ok. Però sul fatto che donare sia una cosa importante... Sempre può essere. Sì. Non è. Secondo me può essere. Bella Bob. Vi ha raccolto un po' di materiale, mi sembra andata bene. Allora, concludiamo. Qui scuola, a voi studio. Allora, vediamo un po'. Il sangue è un tessuto fluido, contenuto nei vasi sanguigni, l'8% circa del peso corporeo. È formato da una parte liquida e una parte corpuscolare. Sì, come una specie di piscina, quindi. Vediamo, la parte liquida si chiama plasma, il 55-60% del sangue, composta da acqua, proteine, ormoni, elettroliti, gas, grassi, zuccheri. Le cellule del sangue, che sarebbero i nuotatori, sono i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I globuli rossi sono dai 4 ai 5 milioni per millimetro cubo. Cavolo! Sono rossi per la presenza di un pigmento, l'emoglobina, e portano l'ossigeno a tutte le cellule del corpo e l'anidride carbonica ai polmoni. Insomma, sono dei facchini.
I globuli bianchi invece sono un po' meno, sono 4-5.000 per millimetro cubo e hanno il compito di difendere l'organismo dagli attacchi di batteri, virus. Wow, questi sembrano proprio dei supereroi. E le piastrine, dai 150-400.000 per millimetro cubo, agiscono nella coagulazione del sangue ed è grazie ad esse, insomma, che le ferite si rimarginano. Ah, sono le croce rossine. Bella Bob, sei pronto? Sì. Yes. Beh, la prima è andata bene, eh? Adesso però dobbiamo creare lo scoop qua al campetto, eh? Io il microfono ce l'ho. Non so, nota l'abbigliamento che mi sono messo per l'occasione. Cioè, scarpina. Sono carico, dai. Scusate se vi interrompo, ma venite spesso qua a giocare a basket? Sì, spesso. E ditemi un po', ma cosa vi piace dello sport di squadra? Ma dello sport di squadra mi piace che si sta insieme, si gioca assieme, si sta tutti uniti. Perfetto, sono tutti i requisiti che servono per essere solidari con gli altri, come ad esempio nelle donazioni di sangue. Voi donate? Io sì. Tu da quant'è che doni? Io dal 90, mi ricordo la data ma non... sì. E come hai iniziato? A seguito di un mio incidente stradale dove ho avuto un'emorragia mia. E tu invece? Io, se proprio devo dire la verità, non ho mai donato. Perché? Mi vergogno un po' a dirlo proprio. Paura del lago. E tu, fisicaccio, anche tu doni sangue? Mai donato il sangue io. Ah, e perché non hai mai donato il sangue? Boh, mai avuto il pensiero, sinceramente. Esatto, ma hai mai pensato che intorno a te ci potrebbero essere delle persone, anche conoscenti, che hanno bisogno del tuo sangue? Questo sì, però... Comunque c'è un bel fisicaccio, non è che posso prendere qualche misura per vedere se saresti idoneo? Bob, hai il metro? Grazie, Bob. Com'è andata, Bob? Bella, Bob. Qui stadio, a voi studio. Il sangue viene usato per la terapia di alcune gravi malattie, come per esempio le leucemie, per i pazienti oncologici in chemioterapia, e come supporto nei trapianti, e può essere usato nel corso di interventi chirurgici particolarmente complessi o quando una persona è stata coinvolta in un incidente. Beh, ne capitano tanti. Si è tentato più volte di riprodurre il sangue in laboratorio, ma la sua complessità non lo rende possibile. Ma come mai la scienza non c'è ancora arrivata? L'unico modo per ottenere il sangue è il prelievo da donatori. Prelievo da donatori. E se non basta? E se di donatori poi non ce ne sono abbastanza? In una città tutto si muove in fretta. Gli autobus, le auto, la gente. Ma per alcuni il tempo passa più lento. Sono persone che per un incidente, un trapianto, hanno bisogno di cure e spesso hanno bisogno di sangue. In Italia ogni giorno servono 8.000 unità di sangue. Per averle occorrono donatori. Donare costa poco e può fare tanto. Allora perché le persone, in particolare i giovani, non donano? Forse hanno paura del lago? Ehi Bob, questa è l'ora sacra, è l'ora dell'aperitivo. Vediamo un po' i ragazzi qua come reagiscono a qualche domanda. Vieni. Mettiamo che un vostro amico, una persona sconosciuta, avessero bisogno proprio del vostro sangue. Voi sareste disposti a donarlo? Quindi certo. Sì, quindi insomma vi prendereste la responsabilità di salvaguardare la vostra salute per essere d'aiuto agli altri? Assolutamente sì. E qua, lo sapete che se bevete domani mattina non potete donare? Se vi dicessi domani andiamo a fare un giro alla sede dell'Avis, cosa mi rispondereste? Che ho appena bevuto una birra, però che verrai sicuramente. Oh, qua ci sono due ragazze. Proviamo ad andare a fare qualche domanda anche a loro. Come vi chiamate? Francesca. E tu? Katina. Ah, ma non siete italiane? Ah, American. Ah, ok. How old are you? 20. And you? 22. Ok, what do you think about blood donation? I think it's a great idea, especially for our age people. And you? I think it's
a wonderful way to save lives. Okay, but you are a donator? Non ho dato ancora, ma spero... In futuro? Sì, in futuro. E you? Non sono, non abbiamo mai dato, ma voglio. Okay, thank you. Ok, abbiamo anche beccato delle americane, insomma, più punti di vista, ottimo lavoro. Ok, da qua è tutto, anche dal bar, a voi studio. Ciao Bob! Ma scusa Bob, ma perché ha detto a voi studio? Beh, comunque, insomma, è andata bene, tutto sommato. Oh, guarda, già nel XIV secolo si fecero i primi tentativi di trasfusione. Ma solo ai primi del Novecento un biologo austriaco, Karl Steiner, scoprì che esistono quattro tipi di sangue in base a particolari sostanze presenti nei globuli rossi. Si distinsero perciò quattro gruppi sanguigni, A, B, AB e 0, il cosiddetto donatore universale. Il fattore RH si caratterizza per una sostanza che si trova sulla membrana dei globuli rossi. Se tale sostanza è presente, allora si parlerà di RH positivo. Se è assente, l'RH sarà negativo. Ma, oddio, ma dove sono? Le piastrine. I globuli, ma che fanno? Ballano. Ma sono vivi. Tutto questo succede davvero. Ma dai, non... sto sognando. Sì, un incidente. Un'auto è spuntata all'improvviso e ha preso in pieno una ragazza che stava andando in moto. Oddio, ma la ragazza come sta? La ragazza era ferita e ha perso tanto sangue. Poi pensa alla vita. Proprio oggi andavo in giro a fare domande sul dono del sangue. Anch'io oggi ho avuto a che fare col sangue. Perché? Sì, cioè, solo per studio. Devo preparare una tesina sul sangue per la prof di scienze. Mi sono anche addormentata e ho fatto sogni strani. Ma vabbè. Mamma, aspetta, ma te... Ora che ti guardo meglio, non è che sei quello che stava fuori scuola oggi. Ma te quello col sì, tuo amico. Con mio amico camera, me ne esatto. Sì, eravamo ecco, noi. Infatti, com'è che te ne vai in giro a fare domande sulla donazione? Io sono donatore Avis. A proposito, conosci l'Avis? Dai, cretino. Sì, la conosco, no, ma io non sono donatrice. Puoi sempre diventarlo se vuoi. E poi non so, potrei accompagnarti alla sede Avis e potresti raccogliere informazioni per la tua tesina o per diventare donatrice, sempre se vorrai. Volentieri. Sì? Sì, sì. Allora mi presento, Nicola. Piacere, Lisa. È passato solo una settimana che lo so. Sono venuto a accompagnare la mia amica Elisa, te la presento. Elisa? Ciao.
Sta facendo una tesina sul sangue, sai? Sì, infatti volevo farle qualche domanda sulla donazione. Avanti, dottore, fate intervistare. D'accordo. Grazie. Allora, venite, io vi mostro. Qui è dove vengono fatti i prelievi. Ci sono i nostri lettini, i reclinabili, le infermiere. Adesso ti do un po' di notizie per poter diventare donatore. Devi venire con un documento di riconoscimento, quindi devi aver già compiuto i 18 anni di età, altrimenti non possiamo. Devi pesare non meno di 50 kg, anche questo per legge, altrimenti non possiamo prendere sangue. E poi quella mattina ti faremo una breve visita, ti facciamo compilare dei moduli, andiamo un pochino ad approfondire le tue abitudini di vita, partner, se fai uso di droghe. Dopodiché ti viene fatto il prelievo dove analizziamo il sangue. Se si riuscisse a far capire che è un gesto che non costa veramente nulla, insomma, dura solo 10 minuti ed è completamente indolore. Poi ci sono vantaggi mica da poco, ti offrono la colazione. Sei costantemente seguito, ti fanno gli esami del sangue gratuitamente, e con quello che costano, insomma, un vantaggio mica da poco, vero dottore? Certo. Vabbè, allora grazie, è stato interessante davvero, e poi è pazzesco intanto conoscerti in questo modo. Come grazie? Dopo tutto questo almeno una serata me la devi concedere. Ah, ecco. Poi, essendo donatore, sono certificato. Certo. Vabbè, hai vinto. Allora, a presto, ti chiamo. Sì, va bene. Ciao, ciao reporter. Elisa? Sì? Mi sono dimenticato.